Ok, comunque ragazzi, la maglietta che c'è su Max è mia, ovviamente, ma l'avrete già capito. No, ho comprato la tessera della Lidl, sono diventato un grande esperto della Lidl, però non so quanta gente ci possa credere. Sapevamo che prima o poi sarebbe successo, in effetti ho ottenuto la versione 3 delle Zoom Fly di Nike proprio perché qualche giorno fa è uscita la versione 4 e quindi volevo fare un confronto anche se questa scarpa, che è del 2019, probabilmente non è assolutamente confrontabile con quella nuova, anche perché, come sapete, dopo diversi chilometri, questa l'ho utilizzata per oltre 700, dopo diversi chilometri diventa molto difficile confrontare due scarpe rispetto a quella soprattutto nuova. Questa però non è una recensione, anche perché nei prossimi giorni con Andrea andremo in pista. Ci sono fondamentalmente tre cose da dire su questa scarpa, su queste Zoom Fly 4. Da un lato è cambiata sicuramente la tomaia, secondo alcuni nella parte anteriore lo spazio è inferiore, in realtà molto probabilmente è soltanto cambiata la struttura e di conseguenza, ma questo dipende comunque dal vostro piede, potreste avere dei problemi o invece potreste sentirvi sicuramente allo stesso modo comodi e coccolati, anche perché nella parte posteriore è stato riaggiunto il famoso Flyknit che ad alcuni piace parecchio e in effetti è stato anche inserito nella parte del tallone una conchiglia molto molto morbida, pur essendo abbastanza rigida, cosa che garantisce un bloccaggio del piede sicuramente migliore e al tempo stesso un comfort sicuramente superiore rispetto al modello precedente che aveva questo Vapor Weave, struttura che secondo me non era per niente convincente, in effetti Nike ha deciso di cambiarla. Per il resto sembra che il React sia abbastanza simile a quello precedente, la scarpa ha preso qualche grammo e è diventata cicciosa come il mio famoso coniglio. Lascio però la parola ad Andrea che ci racconta le prime impressioni di questa scarpa nei prossimi giorni, soprattutto se riusciremo a raggiungere i 10.000 iscritti, vi faremo una recensione completa anche includendo i famosi sensori Runscribe e confrontando le due scarpe. Sappiate però che non è cambiato molto a livello della scarpa stessa, se non, come già dicevo, la tomaia. Io nel frattempo vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Andrea, oggi facciamo le prime impressioni delle Zoom Fly 4 di Nike, scarpa che aspettavamo da almeno un paio d'anni, visto che comunque con la pandemia non è stato rilasciato il modello successivo, mentre si è preferito a livello Nike fare l'esperimento delle Tempo Next Percent. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ovviamente ci hai corso soltanto qualche minuto e poi ti sei fatto distrarre dal mio mitico coniglio. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ma intanto che il colore è terribile. No, era uscito un bel colore. Sai che io non mi aspettavo che uscissero più le Zoom Fly. Dopo che erano uscite le Tempo Next, ho detto non usciranno più le Zoom Fly. Invece eccolo qua il quarto modello, la quarta edizione. Praticamente cambiata tutta perché la tomaia è diventata quella, un calzino come fosse la Zoom Fly 2. Però guarda qua, cioè, vabbè, poi magari farei un po' più di sovraimpressione, la linguetta a calzino, un'allacciatura un po' come quella che abbiamo visto sulla Vomero 16, molto stringente, una tomaia completamente rivisitata, mentre l'intersuola e la suola rimangono molto simili a quelle della Zoom Fly 3, se non identiche. A livello di piastre in carbonio, secondo te è cambiato qualcosa? Vabbè, ci hai corso pochi minuti, però cosa ne dici? Ma diciamo che non è la stessa piastra ovviamente che c'è nelle altre scarpe di Nike top di gamma, però no, non mi sembra che sia cambiata così tanto, forse un attimino più comoda rispetto alla Zoom Fly 3, non sento i bozzi che sentivo sulla 3. Per quello che riguarda l'intersuola, questa scarpa utilizza React. Secondo te è lo stesso React? Adesso poi ti lancerò anche la versione 3, ma secondo te cosa ne dici? Ovviamente è difficile confrontarla perché l'altra scarpa ha fatto tipo 7 miliardi di chilometri. Ma mi sembra comunque un attimino più morbido, non ho capito se
se l'hanno davvero riammorbidito un attimino o comunque davvero, siccome questa è più nuova, ma no, non lo so, secondo me è più morbida comunque. Invece a livello di stabilità della corsa sembra che comunque nell'avampiede ci sia abbastanza spazio, però nel tallone molto di meno, cosa dici? Sì, molto di meno, però guarda, ti dico, c'è qua una specie di collarino per il tallone che te lo tiene abbastanza fermo, la scarpa mi sembra abbastanza stabile. Conta che, vabbè, per i pronatori la sconsiglio abbastanza, però per chi non prona, secondo me è una scarpa ottima, comunque fa correre di avampiede, quindi diciamo che correndo di avampiede hai comunque più stabilità, invece che appoggiare di tallone. Sappiamo, mi hanno scritto in diverse persone, sappiamo che chi l'ha comprata o chi l'ha scelta ha visto che nella parte anteriore l'avampiede è leggermente più stretto. Adesso io, per me non è un problema e credo che non lo sia nemmeno per te, però cosa ne dici? Ti dico che sì, è un attimino più stretto, soprattutto per qua in fondo, la parte esterna, diciamo, però non lo so, adesso lo proveremo in qualche situazione, magari su qualche lungo, su qualche medio da 20 km o un lungo a 25-26 km e vediamo un attimino. Quindi comunque sappiamo che chi dovesse comprarla di stare attento, perché comunque chi ha l'avampiede piuttosto largo probabilmente potrebbe non andare bene. Invece a livello di tomaia abbiamo visto che al Flyknit sulla parte posteriore, mentre ha un tomaia abbastanza più leggera nella parte anteriore, che sensazione hai avuto e soprattutto ci correresti a piedi nudi? Ci correrei a piedi nudi? Secondo me no. Forse sì, vabbè, se sono un triatleta la potrei azzardare, anzi sicuramente, anche perché è più comoda della Next da calzare al volo. E, guarda, ti dico, la tomaia mi sembra abbastanza confortevole, che non dà troppi fastidi, infatti anche se è abbastanza stretta nell'avampiede comunque non dovrebbe portarci dei grossi problemi. E invece a livello di reattività, ok, è comunque difficile dirlo perché, ripeto, l'ultima volta che l'abbiamo testata, quando era tra virgolette nuova, stiamo parlando di gennaio 2020, che sensazione hai avuto correndoci un paio di volte in pista e cosa ne pensi? Ma è comunque una scarpa veloce, diciamo che è una scarpa che ti favorisce la corsa, secondo me avrà quel problemino dopo con i tanti chilometri di informicolare un pochino il piede, come mi hanno fatto praticamente sempre tutte le Zoomfly, ma dal primo modello fino al terzo, vediamo, però comunque è una scarpa che aiuta la corsa. Invece hanno migliorato sensibilmente secondo me la conchiglia, al punto tale che nella parte interna c'è tra virgolette un piccolo salottino. Cosa dici e che sensazione hai avuto sul tuo tendine d'Achille? Sì, no, te l'ho detto, hanno aggiunto quella specie di collare come sulle Next, diciamo che è molto comoda e comunque mi dà anche lei un pochino più di stabilità, perché mi lascia il piede abbastanza stretto, il tallone. Adesso vado a prendere l'altro modello, te lo tiro e poi dopo mi dici se secondo te pesa leggermente di più o di meno. Ok, comunque ragazzi, la maglietta che c'è su Max è mia, ovviamente, ma l'avrete già capito. No, ho comprato la tessera della Lidl, sono diventato un grande esperto della Lidl, però non so quanta gente ci possa credere. Oh Andrea, le ho prese tutte e due, ovviamente sono chiare le differenze, te ne lancio una, dimmi poi cosa ne pensi. Ma secondo me è migliorata su molti punti di vista. Ma sì, guarda, la tua maglia è sicuramente quella un pochino più traspirante. Tomaia, a vederle così, mi sembrano praticamente identiche, anzi sì, credo che non sia cambiato niente. Mi sembra forse un po' più morbida quella della Zoomfly 4, sì, soprattutto in avampiede secondo me questa cosa darà abbastanza benefici. Sicuramente la parte del tallone su questa qua nuova è più morbida, credo anche alla fine la vestibilità, grazie a questo calzino ancora più morbido di quello che c'era sulla 3,
credo che sia un po' migliorata davvero su tutto. Non credo che ci siano dei peggioramenti rispetto alla 3, ma anzi solamente dei miglioramenti, tranne nel colore, perché vabbè, nettamente più bella la 3. Mentre l'ultima domanda nello spazio della suola, nella parte anteriore, sembra comunque abbastanza simile. Sì, sembra abbastanza simile. Secondo me è proprio il Flyknit che dà l'impressione di essere più stretto. Ripeto, si sente il piede che tocca, ma non è così compresso. Va bene, grazie Andrea. Nei prossimi giorni faremo la recensione completa. Chiaramente non è stato possibile incontrarsi in pista, poi adesso tu andrai nei prossimi giorni a Roma, io andrò nei prossimi giorni chissà dove. Grazie, stay strong, keep running, offrimi un coffee e speriamo. Questa scarpa è stata comprata con i coffee, grazie ancora, ciao alla prossima. Ciao alla prossima, grazie.